Buongiorno a tutti e benvenuti alla cinquantesima puntata della rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo di mobilità da do docenti, personale ATA e personale educativo, anche perché fra qualche ora sapremo con certezza quando verrà pubblicata l'ordinanza ministeriale e le date precise per la presentazione della domanda. Visto che eh, oggi ci sarà un uh, incontro uh, con, uh, informativo con i sindacati. Prima domanda sulla mobilità. Sono una docente neoassunta dal concorso straordinario 2020 in Lombardia per la classe di concorso al 019. Quando potrò fare domanda di trasferimento interprovinciale? Nelle prossime ore, appunto, verrà pubblicata l'Ordinanza Ministeriale per la Mobilità 2022 del personale docente, ATA e personale educativo. In tale Ordinanza saranno indicate eh, le date di presentazione della domanda di mobilità per i docenti, che dovrebbe essere probabilmente da lunedì 28 febbraio alle ore 23 e 59 del 15 marzo 2022. In tale lasso di tempo, se la borsa OM non verrà modificata all'ultimo momento, si potrà presentare domanda di mobilità interprovinciale inserendo tra le preferenze le province che si desidera. Domanda numero 2. Nel caso una docente sia soddisfatta in sede di trasferimento interprovinciale in una scuola della provincia X, Differente da quella di titolarità esistono delle penalità contrattuali? Purtroppo, il docente soddisfatto nella mobilità su qualsiasi preferenza in provincia diversa da quella di titolarità incorre nella penalità salvo situazioni eccezionali come, ad esempio, una soprannumerarietà sovraggiunta del blocco triennale della mobilità, dunque rimarrà fermo per tre anni dopo aver avuto la mobilità interprovinciale. Cos'è il bonus aggiuntivo di 10 punti per i docenti? Vale anche per il personale ATA. Il bonus aggiuntivo di ben 10 punti viene attribuito a quei docenti che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e fino all'anno scolastico 2007-2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, oppure avendo presentato tale domanda l'abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni. Tale bonus è una tantum, ovvero si utilizza una sola volta, dopodiché si perde. Con le stesse modalità e caratteristiche fruisce di tale bonus aggiuntivo anche il personale ATA, ma per gli amministrativi, i tecnici e gli ausiliari spettano non 10 punti, ma 40 punti. Speriamo che le risposte a tale domanda siano utili al nostro pubblico e seguiteci in queste giornate calde della mobilità. Perché, appena uscirà l'ordinanza ministeriale, ci saranno delle dirette eh, sull'argomento. Dunque, seguiteci nei nostri canali social di Tecnica della Scuola, Facebook e YouTube, e eh, seguiteci anche nel nostro sito www.tecnichelascuola.it. A presto, arrivederci!